La gara più importante, come spesso accade in questi casi, si è corsa fuori dal percorso tecnico ricavato nella pineta vicino allo stadio degli Ulivi di Andria. Gara difficile, ma che in tanti stanno cercando di vincere, sostenendo l'attività di ricerca dell'ospedale Meyer di Firenze contro il sarcoma di Ewing. A tirare il gruppo, trattandosi di ciclismo anche se a livello giovanile, è Giuseppe Lomuscio, papà di Giorgia, l'angelo, come hanno ripetuto gli organizzatori del quarto Memorial organizzato in sua memoria, che ha protetto questa giornata di festa, nella quale ha vinto la solidarietà mista al divertimento puro dei tanti piccoli atleti provenienti da Puglia e Basilicata. La loro grinta e abnegazione sono le stesse che non solo l'Andria Bike, ma anche e soprattutto i componenti dell'associazione Giorgia Lomuscio Tutto per Amore mettono in campo per aiutare la ricerca, perché la gara più importante si corre su un altro percorso. Una giornata emozionante, il quarto Memorial Giorgia Lomuscio Tutto per Amore, questa iniziativa, l'ennesima iniziativa di Andria Bike. Io continuerò a ringraziare questa società sportiva, perché poi sport e solidarietà sono due elementi che vanno insieme, ecco, soprattutto uno sport per bambini, e quindi quello che facciamo noi con l'associazione è raccogliere fondi per la ricerca sul sarcoma di Ewing, che è questo tumore delle ossa che ha colpito Giorgia nel 2016 a gennaio. Tutto quello che è successo poi alla fine ha una mission, no? La nostra adesso è quella di comunque di percorrere un certo tipo di percorso e aiutare con questo tipo di manifestazioni che hanno sì una finalità sportiva, però veramente le radici sono quelle che abbiamo sposato con la collaborazione con Giuseppe Lomuscio per la causa di Giorgia, per cui ritengo che sia veramente il motore trainante di queste manifestazioni.